Provo a raccontarvi una storia. La bravura e l'intensità delle parole di Alessandro Gallo a Lanciano con lo spettacolo teatrale L'Inganno, in cui autore ed interprete, hanno reso i ragazzi dello scientifico Galileo Galilei protagonisti e spettatori di un evento che si inserisce in un percorso di educazione alla legalità. Lo spettacolo, vincitore di numerosi premi, tra cui nel 2020 il premio Rostagno, è tratto da una vicenda personale dell'autore. Una storia di camorra. Ed è una storia personale, autobiografica. E quindi chiedo attenzione per rispetto. Perché sono qui a donarvi una storia personale, intima. C'è il racconto di un'adolescenza, quella mia, ma di qualsiasi altro ragazzo che ha vissuto in una città bella ma così complicata e viscerale come Napoli. È il racconto di un gruppo di ragazzi che sono chiamati a fare una scelta, e questa scelta è capire se intraprendere la strada della camorra o invece riscattarsi con altri mezzi. E uno di questi mezzi è il teatro. Questo percorso di legalità che lei porta in giro per l'Italia per abituare i ragazzi proprio alla legalità è importante? Quanto è importante? Ma è importantissimo, ma più che discutere dei temi legati a questo macro tema della legalità, ci sarebbe da discutere sul tema della giustizia sociale, della cittadinanza attiva. Sono tutti micro temi che dentro lo spettacolo li affrontiamo soprattutto per far capire ai ragazzi che questa è l'età giusta proprio per prendere parte. Monica De Rosa, dirigente scolastica del liceo scientifico Galileo Galilei di Lanciano, quanto è importante un progetto come questo e come nasce? Il progetto alla legalità è un progetto, possiamo dire che è un pluriprogetto del liceo scientifico Galilei di Lanciano, perché attraverso le collaborazioni con il territorio, con la Camera Penale di Lanciano, con gli autori, come abbiamo visto, cerchiamo di portare avanti sotto molteplici aspetti le tematiche della legalità. Le guardiamo da un punto di vista legale attraverso la collaborazione con la Camera Penale e gli avvocati, le guardiamo da un punto di vista psicologico attraverso la collaborazione con il distretto sociale di Lanciano, e quindi l'attenzione alle tematiche più vicine ai ragazzi, la violenza di genere, il bullismo, il cyberbullismo. Le guardiamo da un punto di vista culturale con eventi e iniziative come queste, che appunto tendono a far emergere quelle che sono le problematiche dei ragazzi. Anna Maria Milili, una delle insegnanti che ha portato avanti il progetto, perché la scelta su Gallo? Allora, Alessandro Gallo rappresenta un personaggio che può incarnare un modello positivo, e soprattutto perché si è emancipato da un destino segnato, essendo il figlio di un boss della camorra, grazie alla scuola e a un insegnante di italiano che l'ha coinvolto in un progetto. Quindi io credo molto in questa funzione sociale della scuola e credo che sia importante dare ai ragazzi questi modelli positivi. La camorra ha fatto 130 vittime innocenti.